È attivo a Martina Franca da pochi giorni il nuovo punto ecologico informatizzato. Vieni in via Toniolo dalle parti dello stadio comunale, pesa i tuoi rifiuti differenziati e ricevi buoni benzina e buoni spesa. Il punto ecologico informatizzato è da poco inaugurato nel nostro comune, il primo che il comune di Martina Franca ha nel suo territorio. È un luogo nel quale i cittadini possono portare la loro raccolta differenziata quotidiana e ottenere poi sconti al termine dell'anno in una graduatoria che il comune realizzerà in maniera telematica. Registrarsi è facile, basta presentare il proprio codice fiscale attraverso la tessera sanitaria ed in pochi secondi vi sarà consegnata la vostra personale EcoCard, con la quale, una volta inserita nell'apposita bilancia situata all'interno del punto ecologico informatizzato, potrete pesare i vostri rifiuti: plastica, carta, vetro, alluminio, pile, indumenti usati. Per ogni pesatura si ritira lo scontrino con i punti accumulati. Mezzo chilogrammo di plastica equivale a un ecopunto, un chilogrammo di carta equivale a un ecopunto, un chilogrammo di vetro equivale a un ecopunto, mezzo chilogrammo di alluminio equivale a un ecopunto, 250 grammi di pile equivalgono a un ecopunto, 3 kg di indumenti usati equivalgono a un ecopunto. In base al punteggio attribuito a ogni tipologia di rifiuto, il cittadino potrà partecipare ad una graduatoria che gli permetterà di vincere buoni benzina e buoni spesa, per un valore dal primo posto di 300 euro per l'ultimo posto di 25 euro. Gli orari di apertura del punto ecologico informatizzato? Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 12, i pomeriggi del martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 19, sabato e domenica dalle ore 8 alle 12 e dalle ore 16 alle 19. Ricorda di registrarti sul sito www.martinafranca.ra-d-o.it e verifica il tuo punteggio. Quello minimo per partecipare alla graduatoria è di 25 ecopunti. Nel mese di giugno faremo anche una graduatoria speciale, per cui non solo si concorrerà alla graduatoria annuale, quella che finirà il 31 dicembre 2015, ma addirittura nel mese di giugno il Comune ha deciso, proprio per sensibilizzare, per stimolare i cittadini a venire a portare la raccolta differenziata e soprattutto a farla nel mese di giugno per evitare appunto l'aumento delle ecotasse, il Comune ha deciso con una delibera di realizzare una graduatoria speciale di 4.000 euro, ossia 120 cittadini si divideranno 4.000 euro. Che significa dare 100 euro al primo posto e 20 euro all'ultimo posto, questo solo nel mese di giugno. Ovviamente non è solo il lato economico che ci deve interessare, ma ci deve interessare anche quello vero, cioè il motivo vero per cui si fa la raccolta differenziata, ossia rispettare l'ambiente e rispettare le future generazioni. Per questo invitiamo davvero i cittadini a fare la raccolta differenziata, soprattutto però nel mese di giugno, anche per evitare la scure dell'ecotassa e i 400.000 euro. Collaboriamo tutti, differenziamo quanto più possibile ed evitiamo di pagare l'ecotassa che a fine giugno porterebbe via dalle casse del nostro comune 400.000 euro. Fai la scelta giusta. Differenzia.